Segretario Romano, lei ha detto che la politica dovrebbe stare fuori, cioè la polizia dovrebbe star fuori dalla politica e dalla campagna elettorale. Lei ha mantenuto questa equidistanza anche nelle critiche, no? Ha detto no ai populismi, però ha anche criticato la parte del decreto Madia che vi riguarda. Assolutamente sì. Guardi, l'autorevolezza della nostra funzione dipende dalla terzietà, ma non solo dall'effettiva terzietà, dal fatto che i cittadini percepiscono questa terzietà. Ecco perché noi diciamo che la sicurezza non può essere di destra, di sinistra o di qualche altro schieramento. Sulla sicurezza si gioca la tenuta dello Stato democratico. Ecco perché abbiamo detto fuori dalle campagne elettorali, perché da quando ci hanno messo nelle campagne elettorali ci hanno tagliato 7 miliardi di euro, 45.000 unità e ci hanno praticamente appiedato. Nonostante questo noi abbiamo continuato, per ora basta. Quindi sono le richieste che fate, un aumento dell'organico e poi cos'altro? Lei ha detto anche un dipartimento per l'immigrazione. Sì, guardi, la richiesta sono più di qualcuna. Diciamo quelle più importanti sono l'istituzione di un dipartimento per l'immigrazione all'interno del Ministero dell'Interno al pari con quello che tratta gli enti locali, perché l'immigrazione non è un problema di polizia. Il secondo, chi rappresenta lo Stato, cioè le donne e gli uomini in uniforme, nel momento in cui vengono aggredite, malmenate, così come è successo per ultimo a Piacenza, non è possibile che lo Stato non si difenda prevedendo dei reati con una pena minima di 3 anni, che chi va a fare queste cose, al quale, partendo dal presupposto che noi dobbiamo garantire a tutti il diritto di poter esternare il proprio dissenso nel rispetto delle regole, ma chi le viola quelle regole deve stare in carcere, perché altrimenti c'è il rischio che le piazze, più che essere un confronto dei programmi politici, diventerà uno scontro tra professionisti del disordine e chi rappresenta lo Stato. Senta, sui fatti di Macerata, qual è la sua opinione? Si è discusso molto se fare o no le manifestazioni, poi c'è stata l'aggressione, come ha detto lei, anche alle forze dell'ordine. Cosa ne pensa? Come andava gestito? Guardi, il fatto di Macerata è uno dei tanti fatti che, se fosse accaduto lontano dalle elezioni, nessuno ci avrebbe acceso sopra i riflettori. La risposta sta nel sondaggio che è stato pubblicato stamattina da alcuni giornali. L'87% degli italiani voterà in base al suo sentire la sicurezza. Ecco perché su Macerata si è scatenato quel putiferio. Il dramma però è che qualcuno dimentica che ci può essere l'effetto emulazione. Poi che cosa succederà? Un'ultima domanda, gli italiani dicono di sentirsi insicuri, altri dicono che invece questa insicurezza è solo percepita. Dove sta la verità? A metà strada oppure c'è qualcosa di più? La verità, come al solito, sta nel centro. Come dicevo prima, la percezione della sicurezza è influenzata non solo dal dato reale, cioè quello statistico, ma è influenzata dal tipo di comunicazione che si dà della sicurezza. E poi è influenzato anche e soprattutto dal disagio sociale. Non c'è dubbio che in un quartiere poco illuminato, dove non ci sono spazi comuni, non ci sono spazi per incontri, il diverso, anche se legale e sta lì senza commettere nulla, incute timore. Noi purtroppo abbiamo fatto più di una ricerca in questo senso e abbiamo visto che alla domanda se si sentiva sicuro nel proprio quartiere, il 70% rispondeva di no. Alla domanda specifica, quali erano i reati che si consumavano nel quartiere, nessuno ci ha saputo rispondere, perché in realtà non ce n'erano.